Senti, allora volevo segnalare così all'ascoltatore una un'uscita nuova per quanto riguarda l'editoria italiana, una rivista che assomiglia un po', tu te la ricordi ovviamente Mad Magazine? Certo, quello americano, no? Quello americano, esatto, era una rivista, diciamo, che andava molto negli anni 80. Esatto, di satira, poi c'è stata anche una sorta di versione italiana che ovviamente al tempo non andò molto bene, proprio di Mad Magazine come marchio. PUCK, che questo è il nome di questa rivista, PUCK, esatto, nuovissima, in qualche modo può ricordarla, è una rivista che mette insieme racconti, interviste, fumetti, tutto quello che è diciamo il terreno più fertile per quanto riguarda l'illustrazione e quant'altro, sia italiano che non. Nel primo numero, per esempio, c'è un'intervista a Joe Lansdale, che è un nostro mito assoluto, scrittore, sceneggiatore straordinario. Ci sono i fumetti di Jay Kinney, di Katz, di Alexander Zagraff, di Mike Diana, di Bob Burden, peraltro anche lui intervistato. C'è un omaggio a Cavandoli, che è quello che aveva disegnato la linea, che non so se tu ti ricordi. Ah, sì. È presente? Esatto, guarda, un disegno bellissimo, grafico, una delle cose più innovative per quanto riguarda l'illustrazione italiana di un bel po' di anni fa. Allora, la rivista, ve lo ripeto, si chiama PUCK, PUCK, e il sottotitolo è La rivista delle bassezze gratuite. Che ottimo sottotitolo, ovviamente la potrete trovare nelle migliori librerie. Esatto, anzi in questo caso puoi dire specializzato, esatto, a 12 euro per, diciamo, il lancio. C'è una bellissima copertina, la copertina con appunto PUCK, il nano, che nel retro si vede che è dentro a un enorme robottone, quasi fosse uno degli ultimi Terminator, con le sembianze proprio di PUCK il nano. Quindi la cosa è che il robot deve essere grande, perché si sa, le cose grosse, più grosse sono, più sono belle, e ovviamente più attirano l'attenzione.